Allora, oggi riprendiamo il nostro discorso relativamente a due aspetti fondamentali. Uno è quello strettamente economico, che dovrebbe essere collegato ad altre considerazioni piuttosto importanti, di cui comunque prima o poi parleremo. Ad esempio, il rapporto tra le necessità economiche, le necessità di utilizzo di manodopera relativamente alla crisi, ad esempio, dell'Impero Romano. Nella crisi dell'Impero Romano c'era anche la crisi della produzione di schiavi, che è molto importante. No, c'è stata l'istituzione del colonnato, che ha creato i servi della gleba. Poi sì, in un secondo tempo. Sì. Ma la crisi imperiale, abbiamo qui tutta la documentazione, nell'ambito degli studi sui rapporti di lavoro e sull'incidenza del lavoro gratuito o semigratuito, che è molto interessante ai fini di prendere in considerazione ciò che potrà accadere in futuro, cioè con la presenza di questi robot, che sono già stati ipotizzati anche nell'ambito della rivolta dei robot, perché il famoso film del noto autore, di cui non ricordo più il nome, dove si tratta appunto di una rivolta di alcuni robot in una navicella che stava ritornando sulla Terra da un viaggio spaziale, è molto importante tenere presente. L'altro aspetto, invece, che ci interessa piuttosto molto, diciamo così, di sottolineare, è quello della crisi del nuovo ordine mondiale. Oggi ci troviamo in un momento cruciale in cui apparentemente il nuovo ordine mondiale ha la meglio nei confronti di chi cerca di colpirlo. Mi riferisco al conflitto in corso, che è un conflitto prevalentemente mediatico, perché non si sa mai che cosa succede là, si vedono delle fotografie, dei filmati, ma non si capisce che filmati sono, non ci si immagina neppure che cosa siano, molti sono filmati tratti da giochi che si possono trovare tranquillamente su internet, e altri obiettivamente purtroppo sono anche elementi di verità, ma non sapremo mai più stabilire dov'è la verità, dov'è il falso. La verità comunque che traspare è quella descritta in questo libro, La fine del nuovo ordine mondiale. È un libro di cui vi consiglio vivamente la lettura, è uscito recentemente, l'autore Gabriele Sannino è sicuramente un autore che sa quello che scrive, dove si capisce perfettamente che questo scontro in atto è uno scontro voluto dall'elite nell'ultimo tentativo di difesa delle proprie posizioni nel mondo occidentale, che apparentemente sta vincendo, in realtà sta perdendo. Dopodiché la parola a Orazio. Ciao a tutti. Allora, ieri, molto sbadatamente da parte mia, mi sono dimenticato la telecamera con cui stiamo riprendendo anche adesso, e quindi abbiamo fatto il video. Aspetta che qua abbiamo fatto il video un attimo solo. Abbiamo fatto il video che però non abbiamo registrato sul mio cellulare, ma comunque era parziale, perché poi a un certo punto si è scaricata la batteria e quindi tutto un cavolo, come si dice a Roma. Vabbè, allora leggiamo e riformuliamo tutto quello che è stato fatto ieri, facendo una replica non voluta ma doverosa, e allora arriviamo al punto. Come aveva premesso appunto Giorgio, qui siamo di fronte a una serie di forche caudine epocali. Cioè, le forche caudine in epoca romana rappresentavano, per far capire a chi non conosce il fatto, rappresentavano la sottomissione di Roma
alle truppe degli Eruli, mi sembra di ricordare, o comunque dei Sanniti, ecco, mi è venuto in mente. Erano nel Sannio, infatti era Beneventum. Una delle poche sconfitte. Beneventum, che all'epoca si chiamò Maleventum, proprio perché c'erano queste forze caudine, cioè questo valico, in cui i romani hanno preso una legnata memorabile. Però se la sollega dal dito, furono fatti passare sotto le fosse, esatto, e mentre erano chinati se li facevano. Vabbè, mai chinarsi, cari amici. Però siccome i romani erano vendicativi e non lasciavano nulla al caso, esattamente, se la legavano al dito e magari a distanza di 100 anni, ma prima o poi te la facevano pagare con molto interesse. Con molti interessi, interessi pecuniari, esattamente. Quindi Maleventum poi è diventato Beneventum. Qui siamo però in una situazione in cui è il Maleventum che, diciamo, domina la situazione internazionale, e noi qui facciamo una specie di screaming, una specie di ripulitura delle essenziali linee di condotta, di pensiero e anche di azione all'interno di questo sistema oramai tremebondo, oramai moribondo. Tra parentesi, risulta che gli Stati Uniti hanno raddoppiato gli acquisti di gas dalla Russia. Certo. Raddoppiato, quelli certo. Che non lo devono avere. No, sono ma i sudditi. Non solo gli Stati Uniti, ma Putin non ha limitato, interrotto il deflusso del gas a nessuno, quindi neanche alla Germania, neanche all'Ungheria, neanche alla addirittura con i proventi che si fa pagare in rubli da parte degli Stati Uniti e della Germania, eccetera. La Russia ci paga il costo del passaggio dell'oleodotto sul territorio ucraino. Questo per chiarire bene che la situazione non è quella che cazzo ci dicono questi figli di puttana. Cioè, qui siamo di fronte alla menzogna più spudorata continuata. Reato continuato. Come ai tempi della battaglia di Lepanto. Certo, né più né meno. Vabbè. Niente di nuovo sotto il sole, diceva Hemingway. Per i coglioni che credono le cazzate. Nulla di nuovo Occidente, diceva, sì. Hemingway. No, mi ricordo, no, male. Lo diceva Remarque. Remarque, famoso libro. Però, niente di nuovo sul fronte occidentale, esatto, per la guerra in Spagna. No, sulla guerra sul fronte occidentale della guerra di Prima Guerra Mondiale. Prima Guerra Mondiale, certo. Tedeschi contro francesi. Certo. Però l'ha detto anche Hemingway. Così l'ha detto anche lui. Vabbè, il concetto era quello. Vabbè, andiamo al dunque. Allora, io ho scritto molto immodestamente vari libri, fra cui uno che si chiama Arma Letale, ovvero Cambiare Sociale, dove ho aggiornato gradualmente nel corso degli anni, che l'ho pubblicato la prima volta nel 2009, ma poi ho fatto, mi sembra, 4 riedizioni, in cui andavo dicendo gli aggiornamenti che avvenivano sempre con la prefazione del sottoscritto. Certo, ottima, eccellentissima prefazione. Simone, mi devi fare un'altra. Le faccio quante ne vuoi. Allora preparala. Sì. Poi dopo, se dopo lo so parliamo. Qual è l'argomento. Dopo ne parliamo. Allora, quindi io nell'ultimo capitolo della quarta edizione ho inserito il capitolo 35, appunto, l'ultimo, che ho intitolato La finanza del delirio, un po' prendendo il nome anche dal ministro Del Rio, certo, no? Anagramando. Ma poi il famoso Del Rio è in realtà la trasformazione del delirio, certo, perché il personaggio è di quel tipo, certo. È stato costretto, poveraccio, a cambiarsi il nome. Allora, e qui entriamo nel testo, entriamo nel concreto. Allora, cominciamo. La Tesla ha recentemente superato come valore di borsa la Ford. I mercati si contendono il titolo che va a ruba. I capitalisti privati fanno a gara per dare capitale al fondatore di Tesla, il geniale Elon Musk. Miliardi di dollari, anzi decine di miliardi di dollari. E come tutti sappiamo, i privati, fra virgolette, sanno a chi merita darlo. Dunque, giustamente Tesla supera oggi in borsa il valore della Ford. Anche Tesla, come Ford, fa auto, ma ne ha vendute quest'anno scorso, cioè nel 2017 per l'esattezza, o 18 se non mi viene in mente, 76.000, mentre la Ford, per fare un metro di paragone, ne ha fatti solo 6 milioni.
Allora, 6 milioni. È vero che vero è che le auto Tesla sono elettriche, dunque molto chic, ecologiche, prestigiose da avere a Silicon Valley fra i nuovi miliardari creatori dei start-up e quindi costose $101.300, mentre la Ford fa utilitarie da 8-10 mila euro. Intendiamoci, o dollari. I veri profitti non si fanno mai su fatti concreti. L'artigiano che costruisce una bellissima opera d'arte, cioè un mobile o che sia, su quel lavoro che magari dura e è durato 10 anni, c'ha un guadagno personale minimo, sì. Laddove lo speculatore fin dai tempi più arcani. Sì, no, quali sono i tempi arcani? Del re Saul, diciamo. Ah, così. Certo. Vabbè. Allora, quindi la Ford fa utilitarie e vabbè. Nel 2016 Tesla ha perso più di $1 miliardo e Ford intanto ha guadagnato $10 miliardi, ma i mercati infallibili nell'allocare i loro capitali finanziano, ossia valorizzano, Tesla più di Ford. Finanziano idee ed Elon Musk ne crea a getto continuo. 53.000 delle sue auto elettriche Tesla vendute hanno dovuto essere richiamate per malfunzionamento. Cioè, oltre a farne poche, le fanno sbagliando, perché devono pure recuperare i danni che hanno combinato. Va bene. Allora, i capitalisti di Ventura buttano miliardi in Tesla. Su cosa investono in fondo? Su fuffa di truffatori, direte voi, provinciali. Questa è la new economy. I mercati premiano le nuove idee, i sogni, meglio dire, dico io, i deliri. Come mai hanno tante decine di miliardi da buttare? Sono i miliardi, anzi le migliaia di miliardi emessi dalle banche centrali, ragazzi. A loro, i capitalisti, le banche multinazionali, non costano niente, neanche più il costo della carta dell'inchiostro come era una volta. E li investono in promesse di profitti mirabolanti nella speranza di fare il colpo gobbo prima o poi. E infatti si dice sempre: chi vive sperando muore cagando. Come mai? Allora, un altro modo di vedere mostrerebbe invece che si tratta di investimenti giustissimi e azzeccati, gli unici per il torvo e catastrofico prossimo futuro finanziario. I miliardi dati a Tesla sono investiti in fondo nell'industria del lusso, l'unica possibile mercato del futuro, se non interverranno ovviamente cambi di rotta. L'auto elettrica da $100.000 infatti è fatta apposta per invogliare il famoso 1% straricco, che oggi è anche vegano, ecologista, animalista e giustamente vuol guidare un'auto pulita. E scorreggiatore, ricordiamoci. A qualunque prezzo, naturalmente senza il minimo pensiero che l'auto Tesla non genera elettricità ma ha batterie. E l'elettricità la generano le solite centrali a carbone, petrolio e gas, inquinanti come sempre. Un mondo ineluttabilmente avviato verso un demenziale sovvertimento creativo, già i robot hanno sostituito. In un mondo ineluttabilmente avviato verso un demenziale sovvertimento creativo, già i robot hanno sostituito i precari da McDonald's. In certe aziende cinesi gli operai sono già sostituiti da automi, non c'è più bisogno di uomini. Niente salari, niente acquisti, niente guadagni. Anche per l'1% degli investitori, dei padroni del vapore e quant'altro. La Ford probabilmente non venderà i suoi 6 milioni di auto agli operai nel prossimo futuro, ma le Tesla, le sue 100.000 euro ai nababbi, verosimilmente sì. Preparatevi a mangiare proteine sintetiche. Fino a che per qualche anno esisteranno i nababbi, ovviamente. Ma l'industria dell'auto ha pure i suoi uffici di credito, già offre prestiti anche di 7 anni, anche su auto d'occasione, anche quando l'auto usata, bene dato in garanzia, raggiungerà il valore zero molto prima che il prestito sia rimborsato. Ma alla finanza creativa non importa, perché hanno creato qualcosa di ancora più illusorio, quasi magico. Quel debito mica se lo tengono nei libri contabili le banche, lo rifilano impacchettato in migliaia di prestiti garantiti allo stesso modo a fondi di investimento, fondi pensioni e simili. Stanno di nuovo gonfiando la bolla del subprime, come quella che implose nel 2008. Dico io, delirio. Confermo, delirio.
E senza soluzioni di continuità si passa a renderci conto della peggiore delle catastrofi che stanno per travolgerci, e cioè 1.100.000.000 di posti di lavoro già adesso a rischio a livello globale saranno sostituiti dai robot nel corso di poco più di una generazione. Ma molto più, questa cosa l'ho scritta nel 2018, ma con l'evolversi rutulante della questione che stiamo vivendo tutti i giorni, oggi si può affermare che sicuramente questo avverrà molto prima di una generazione. È terrificante? Allora no, secondo il rapporto McKinsey Global Institute, il 49% delle attività lavorative potrà essere automatizzato già a partire dalle tecnologie esistenti. È terrificante tenendo conto che nel frattempo le tecnologie esistenti saranno in via di rinnovamento a velocità iperbolicamente crescente. Cioè i posti di lavoro riservati agli umani diminuiranno di anno in anno in termini variabili, per l'Occidente e per l'Oriente, molto più drammaticamente per l'Oriente di quanto non sarà per l'Occidente. Lo stesso rapporto citato aggiunge che circa il 60% di tutti i posti di lavoro inventati dall'uomo contemporaneo possono essere automatizzati per circa il 30% delle loro funzioni, mentre già ora è possibile calcolare la completa automatizzazione futura del 5% delle rimanenti. Gli esperti russi, dal canto loro, ritengono che nei prossimi 20 anni circa il 45% delle professioni intellettuali e circa il 75% dei lavori fisici potranno essere occupati da robot con diversi sistemi di automatizzazione. Già oggi i robot prodotti negli Stati Uniti e in Giappone sono con un ammortamento da rilevare, con un ammortamento di 2 anni in media, cioè si pagano in 2 anni, dopodiché è tutto guadagno e non devi pagare la pensione, l'astensione del lavoro per la Covid, per gli scioperi, per le gestazioni delle puerpere, per le vacanze, per le feste comandate, eccetera, eccetera, lavorano 24 su 24 senza turni di 8 ore come una volta. Allora, già oggi i robot prodotti negli Stati Uniti e in Giappone sono con un ammortamento di 2 anni in media, sono già in produzione di serie e più economici della forza lavoro cinese e indonesiana, come dicevo un attimo fa. Gli effetti della robotizzazione sono in vista per questa e la prossima generazione sconvolgimenti quantitativi e qualitativi. Ci sarà un'enorme massa di persone che si ritroveranno in eccesso, cioè non più necessarie per un processo di produzione di merci e servizi, che sarà in grado di andare avanti senza di loro. E queste masse di persone liberate dal lavoro non staranno immobili nelle aree del pianeta in cui si trovano in un dato momento, ma si muoveranno vorticosamente. Quindi altro che invasioni barbariche, orde degli Unni, degli Alani o quello che volete voi. Qui siamo di fronte a una migrazione mai vista prima nell'epoca storica. Mai avuto uno sconvolgimento sociale, economico e quant'altro di questo genere. Gli effetti della robotizzazione sono già, e lo saranno ancora più nel corso dei prossimi anni, di gran lunga più devastanti nei paesi tecnologicamente meno sviluppati. La liberazione imposta dalle tecnologie, applicata a società con bassa produttività del lavoro, moltiplicherà molto più massicciamente il numero dei senza lavoro nei paesi che oggi si chiamano eufemisticamente in via di sviluppo. Nei primi 10 anni del XXI secolo si prevedeva che nel corso dei 20 anni successivi, e ci siamo quasi, l'Europa avrebbe avuto bisogno di almeno 20 milioni di immigrati per fare fronte al basso grado di natalità di tutti i suoi paesi. Ma queste previsioni, a distanza di soli 10 anni, sembrano già spazzate via dall'impetuosa realtà che non erano state calcolate. Il quadro che si delinea è di gran lunga più raggelante. L'Europa non avrà bisogno di questa immigrazione che si annuncia enormemente più grande, fra l'altro, di quella che già oggi noi non siamo in condizione di assorbire. Ed è questa follia che i nostri governanti, nella loro ottusa allucinazione buonista, nascondendosi dietro l'immagine delle caritatevoli onlus, stanno continuando a fare imbarcare immigrati clandestini che non avranno alcuna possibilità di integrazione, aggiungendo così a devastazione futura al quadrato. E la disoccupazione di massa sarà una delle tante piaghe future, non l'unica, una delle maggiori ovviamente. Allora, perché continuare a insistere su quanto affermano questi articoli della Costituzione? Articolo 1.
L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Articolo 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che ne rendano effettivo questo diritto. Articolo 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme di applicazione, cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori, promuove e favorisce gli accordi con le organizzazioni internazionali intese ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Articolo 36. Il lavoratore ha diritto alla retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro, in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Articolo 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento dell'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano provveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, oppure anche disoccupazione involontaria. E poi articolo 46, per concludere, ai fini dell'elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con l'esigenza della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi alla gestione delle aziende. Non entro nel merito di tutte queste articoli della Costituzione perché altrimenti degenererebbe la discussione che stiamo portando avanti su quest'altro senso che abbiamo enfatizzato fino adesso, ma andrebbe analizzato comunque questi 1, 2, 3, 4, 5, 6 articoli che abbiamo letto, qui semplicemente citato, andrebbero analizzati sulla distorsione, discrepanza che c'è fra l'effettiva realtà oggettiva del mondo del lavoro, anche già in questo momento attuale e anche nel passato, per verificare che la Costituzione è solo un semplice labello, cioè una semplice etichetta di immagine, ma fine a se stessa, senza nessuna possibilità di realizzazione concreta nel mondo del lavoro, quello vissuto giornalmente dai cittadini. Poi arriviamo alla conclusione, e quindi il titolo della conclusione è La fine del lavoro. 1.1. Nella prima rivoluzione industriale già più del 90% della popolazione si occupava di agricoltura e quindi grandi masse di lavoratori lasciavano l'agricoltura per andare ad operare nelle fabbriche. E fino a qui va tutto bene. Punto 2. Nella seconda rivoluzione industriale le macchine e l'automatizzazione prendono il posto dell'uomo nell'industria manifatturiera e le masse di lavoratori lasciano le fabbriche per spostarsi nel terziario e adottare il computer come strumento di lavoro. E anche qui obtorto collo va tutto bene. Punto 3, e qui siamo alle dolenti note. Ora siamo nel corso della terza rivoluzione industriale, ma già percepiamo i risultati della quarta rivoluzione industriale, che sono tutte disponibili, già anche la quinta, solo che non viene messa in atto ovviamente per attenuare gli effetti disastrosi che queste rivoluzioni socialmente mettono in atto. Allora, ora siamo nel corso di una terza rivoluzione industriale, nella quale l'incredibile progressione della potenza di calcolo dei moderni lavoratori pone in esubero un crescente numero di lavoratori. Attualmente solo il 3% della popolazione si occupa di agricoltura, ma grazie alle macchine agricole la domanda è ampiamente soddisfatta dalla copiosa produzione. A seguito di questo, la realtà vuole che le masse di lavoratori che escono dal terziario entrano a far parte del mondo della disoccupazione. Quindi, quando entro 10 anni, punto 4, quando entro 10 anni arriverà la quarta rivoluzione industriale, non sarà più soltanto la rivoluzione industriale, che seppure con qualche sconquasso sociale era poi nel giro di qualche anno riassorbita. Questa, se non ben gestita, sarà il capolinea del genere umano, non del lavoro, del genere umano, perché coinvolta e conclusa, nel senso integrata con altre azioni che stanno per entrare in atto, sicuramente porterà a questo socello che adesso dico. Qui si pone il problema: tutelare il posto di lavoro o il lavoratore? Ecco le pessime proposte, pessime, perché di ottime non ce n'è stata neanche una, poi diciamo quelle che potrebbero esserci. La società globale non è mai stata tanto ricca come oggi, e questo è inconfutabile, perché le risorse sono aumentate esponenzialmente nel corso dell'ultimo secolo e messe a disposizione di sempre più vaste compagini di cittadini. No? Non sarebbe quindi ragionevole che le società ricche distribuissero una parte della loro ricchezza ai loro cittadini, anche solo in una prospettiva di investimento sociale per assicurare una coesione sociale più che mai minacciata?
una concezione radicalmente nuova della società economica e della solidarietà economica? E queste domande, a queste domande rispondono in senso affermativo i sostenitori di un reddito sociale garantito, cui si attribuiscono numerosi nomi. Il termine di reddito cittadinanza ha il merito di inscrivere il progetto nel quadro di una politia, cioè quella cosa essenza, essenzialmente politica prima che di altro genere. E come anche un diritto di fruizione e di esercizio da parte del cittadino, come il diritto di voto, il diritto di reddito di cittadinanza deriverebbe dal solo fatto di essere cittadino. Il principio è semplicissimo, lo diceva anche Proudhon, come dicevamo ieri, si tratta di versare a ogni cittadino alla sua nascita o alla sua morte un reddito minimo che sia incondizionato, inalienabile, uguale per ciascuno e cumulabile con qualunque altro reddito o attività senza alcuna degressività che quella del sistema sociale in vigore. Un reddito versato a tutti, poveri e ricchi, su una base strettamente individuale senza sopravvivenza materiale di ogni cittadino. Rappresenta un atto di solidarietà che si esercita in permanenza, a priori e non su richiesta a posteriori. È accordato perché si esiste e non per esistere. È un reddito di base che ciascuno integra o no in funzione dei suoi bisogni. Allora, ecco, qui è concluso, dicendo che questi problemi non sono sorti adesso, c'era gente che già si occupava della situazione, già addirittura una ventina, trentina anni fa, tipo Alain de Benoist, tanto per dirne uno, l'altro americano-francese che è esule in Francia, come si chiama? Non te lo so dire. È famosissimo, non mi viene il cognome. Vabbè, insomma, c'è quindi qualcuno che già anche 40-50 anni fa esaminava queste tematiche, anche noi nel nostro piccolo, e che cercava di proporre soluzioni, il che nei problemi complessi le soluzioni sono altrettanto infinite, nel senso che sono infinite variabili, infinite possibili soluzioni e quindi possibili teoremi. E noi ne abbiamo esercitato uno che si chiama cambiale sociale, che è a disposizione di tutti, con le caratteristiche che sono anche qui indicate e altre ancora più coinvolgenti, ma quello per dire che quindi c'è anche una intelligenza che in tutti questi anni si è occupata. Una di queste fonti di intelligenza è all'interno della Commissione Europea e dell'Unione Europea e nel corso degli anni, a partire dal 2015 se mi ricordo bene, ha messo in piedi ben 5 o 6 commissioni di indagine e di verifica per valutare i vari aspetti che coinvolge questa rivoluzione industriale e della emancipazione dal lavoro, fra virgolette, perché questa emancipazione del lavoro, se presa in tempo, in maniera logica, in maniera con al centro il teorema dell'uomo in quanto essere umano, dei diritti, dei valori e quant'altro, è anche addirittura la soluzione definitiva della povertà, dell'indigenza, della difficoltà di inserimento sociale e così via. Cioè tutto questo porta veramente soluzione alla esclusione dal sistema sociale allargato, Quindi i nostri cari pensatori che cosa hanno fatto? Hanno messo in piedi questi centri di ricerca europei, centri di studio e di indagine europei per verificare sotto l'aspetto morale, l'aspetto civilistico, l'aspetto penale, l'aspetto politico, l'aspetto economico e tutto quant'altro, quello che è possibile riuscire a risolvere in questo caso. Uno dei più semplici che aveva messo anche Proudhon, che avevamo citato prima, cioè attorno al 1830, cioè quasi 200 anni fa, l'aveva previsto, l'aveva pensato e ha cercato delle soluzioni, e la soluzione è quella semplicissima, cioè quando tu, imprenditore industriale, finanziario, assumi del personale, avresti dovuto assumere del personale per fare le nuove fabbriche che vai installando in Indonesia piuttosto che a Varese, no? Tu devi tenere presente che tu stai, se metti una macchina e non i 10 operai o i 100 operai che devi mettere, metti una macchina che ruba il lavoro a 10 operai, tu devi pagare le tasse esattamente come se tu lavorassi con 10 operai, cioè pagare le tasse
che sarebbero trattenute al lavoro di ciascun operaio mensilmente, in modo che tu metti da parte quei 1.500-1.200 euro al mese per 10 persone, quindi 12.000 euro, sì, 12.000 euro, che metti lì da una parte per utilizzarli per dare la pensione, la retribuzione a quelli che non trovano più lavoro, o a tutti quelli che esistono sul territorio, a prescindere che se lavorino o meno. Quindi questa è sicuramente una battaglia da portare avanti ed è uno dei discorsi più facili da mettere in atto. È semplicissimo, si tratta semplicemente di volerlo fare. Come uno alla fine del mese, l'imprenditore, paga le tasse per il suo dipendente, per l'indennità di malattia, per l'indennità di pensione e così via, così continua a fare esattamente come sta facendo, però dando questo reddito ai cittadini, anche quando non lavorano più. È chiaro il concetto? Quindi stare lì ad aspettare che poi ti arriva la pensione, magari ti arriva dopo 2 anni, no? Come succede frequentemente. Quando dopo che sei morto. Dopo che sei morto, li prendono i tuoi eredi, insomma, vabbè, lasciamo perdere. No, fatto sta che qui siamo di fronte a una battaglia epocale. Dobbiamo combattere per almeno mantenere i sacrosanti diritti inalienabili che abbiamo conquistato in 200 anni di lotte sociali, sindacali, politiche, guerre di emancipazione, guerre contro la fame, contro la povertà, eccetera, eccetera. Cioè tutte queste cose qui vanno rimescolate, rigenerate e rifrancate, prendendole a disposizione di ciascun cittadino, il quale le deve difendere a spada tratta e con la spada tratta e col coltello fra i denti. Vai, ho finito. Allora, aspetta, chiudiamo. Faccio una piccola conclusione, okay, su questo argomento. Vai. Tieni. A conclusione di questo argomento vorrei leggere poche frasi di un capitolo del libro che ho già fatto vedere prima, intitolato Il bestiame umano. Intorno al 50 avanti Cristo in Italia vi era un fabbisogno di 100.000 nuovi schiavi ogni anno. 50 avanti Cristo. Nel periodo imperiale il fabbisogno salì a 500.000 unità. Questi sono concetti di carattere storico, concetti storicistici che devono essere sempre presenti in chi ragiona relativamente a queste cose. L'autore, che è notissimo, che è il professor Domenico De Masi, detto Mimmo, ci tiene a precisare un altro concetto. Schiavi per natura, schiavi per colpa. Come mai dunque avvenne questa trasformazione? Come mai tra basso impero e medioevo vi fu una massiccia liberazione di schiavi e il ricorso crescente ad altre forme di lavoro dipendente? Benché molto diffusa, risulta ormai infondata l'idea che l'impiego di schiavi tendesse a diminuire, soprattutto perché l'approvvigionamento di prigionieri era diventato più difficile. Ricordiamoci bene che durante il 500, tra il 500 e il 600, durante la guerra dell'Europa contro la Turchia, chi era preso prigioniero, pochi, diventava immediatamente schiavo, ricordiamocelo bene. Diventava giannizzero. Oppure si voleva, se aveva la forza per poter sostenere, certo, diventava anche giannizzero, ma erano pochi giannizzeri. Erano molti gli schiavi, tra l'altro erano quelli che remavano nelle galere, che morivano sistematicamente quando le galere erano affondate, ricordiamocelo. Erano nelle galere a Scippo. Benché molto diffusa, risulta ormai infondata l'idea che l'impiego di schiavi tendesse a diminuire, soprattutto perché l'approvvigionamento di prigionieri era diventato più difficile. Ancora durante l'Alto Medioevo, la tratta e il commercio di schiavi, la riduzione in schiavitù di debitori inadempienti e di miseri, l'allevamento, le guerre vittoriose contro i barbari, la vendita di bambini, mettevano a disposizione un quantitativo di bestiame umano, come lo chiama Bloch, superiore alla domanda.
Gli schiavi cominciarono a scarseggiare solo intorno al IX secolo, ma le cause di ricorso decrescente al lavoro schiavistico, cominciato ben prima, vanno ricercate altrove. La Chiesa, ad esempio, esercitò una notevole, anche se non determinante, azione in tal senso, benché essa stessa usasse gli schiavi, è qui che volevo arrivare, perché laddove subentra la manina della Chiesa... No, bisogna ricordare che i principi tedeschi, in particolare, ma anche in Italia, erano anche vescovi e quindi erano, diciamo, doppiamente coinvolti in questa manovra di utilizzo, esatto, del bene umano, della risorsa umana, diciamo così, bestiale. Allora, benché essa stessa usasse gli schiavi, né condannasse, perché questo è il punto, le insubordinazioni, e per bocca dei suoi singoli esponenti di primo piano né giustificasse l'esistenza e persino né incrudelisse la condizione. Praticamente ciò che nella filosofia pagana era imputato alla natura, nella successiva filosofia cristiana sarà imputato al peccato originale. Lavora schiavo, perché è peccato prima di nascere. Prima di nascere. Sì. Vieni a piangere sulle piaghe di Gesù. Ai tempi di Ludovico il Pio, l'abate di San Michel scriverà... Ludovico il Pio, diciamo chi era, imperatore? Te l'ho detto, era talmente pio che era anche imperatore. Era franco o sassone? E Ludovico il Pio... Mi sa che era sassone. Ma francamente non te lo saprei dire. Forse era erede degli Ottoni. Guardate che l'abate di San Michel, l'abate di San Michel scriverà: non è stata la natura a fare gli schiavi, è stata la colpa. Ecco, stramortacci tua. Ecco dove nasce il concetto di colpa. Quando succede qualcosa a qualcuno, è colpa tua, hai bestemmiato il Signore, non hai fatto l'offerta, è per i mortacci tua, non hai pagato i tuoi peccati, non sei andato alla celebrazione della Via Crucis, e noi viviamo ancora in questo clima, cari amici. No, non ti sei raccomandato per di più in questo momento di grande tensione, di grande crisi, e grande timore per il futuro e inconsapevolezza del potenziale futuro che arriverà. Esatto. La gente si butta sul misticismo, esatto, più pseudomisticismo, sì, perché i mistici erano ben altre cose. Integralismo, l'integralismo più assoluto cattolico, non solo, ma eresiaco. Eresiarchico, ecco, capito? Cioè, quella specie di utopia folle che è... E c'è sempre il prete presente con le sue reti. Derivante dalle superstizioni ataviche. Esattamente. E Isidoro di Siviglia, nel VI secolo, ribadisce che la schiavitù è una punizione. Basta per essere un grande filosofo della Chiesa, esatto. Beh, comunque sì, Isidoro di Siviglia, sì. Lui e i toreri, certo, a Siviglia. I matador. Ecco, i matadores. E Isidoro di Siviglia, nel VI secolo, ribadisce che la schiavitù è una punizione inflitta all'umanità dal peccato del primo uomo. Li mortacci tua, 200.000 generazioni fa. Che cazzo si dice? Allora, la legge stabilisce, una legge qualunque, di qualunque stato moderna, stabilisce che la responsabilità dei padri non può ricadere sui figli. Dicono nessun genere. Sì, ma questa è una legge laica, mentre i preti giocano, certo, su questi equivoci. Certo, continuano a portare avanti il discorso loro da generazione. In base alle medesime premesse, Sant'Agostino reputava legittima la schiavitù, sì, sì, un sant'uomo. Dove lui viveva in Africa, la schiavitù era la prassi, era la norma. Ma è stata anche fino alla fine dell'Ottocento, quindi, sì, no, ma anche oggi. In quel periodo lì, attorno al 400 d.C., era quello la modalità. Ma anche oggi, da quelle parti, la Chiesa stessa e gli ecclesiasti... Ippona, l'anima dei mortacci sua. La Chiesa stessa... Che corrisponde a che Ippona oggi? Dovrebbe essere... Tunisi. Sì.
La Chiesa stessa e gli ecclesiastici, come si è detto, possedevano schiavi. Il concilio di Grange sanciva la punibilità di chi, sotto il pretesto di pietà, incitava lo schiavo a disprezzare il suo padrone e sottrarsi alla schiavitù a non servire con buona volontà. Cari amici, noi ci troviamo... Non solo dovevi servire, ma con buona volontà! Noi ci troviamo in una situazione che è identica. Perché ho voluto leggere questo? Perché noi viviamo nell'equivoco, in un equivoco che forse la presente guerra, o pseudotale, che riguarda... Oh, poi lì bisognerà andare a indagare esattamente se tutta questa scena a cui è solo scena. È vera e se anche Putin compartecipa a questa recita. È solo scena e soprattutto in Occidente ci giocano molto, ma abbiamo qui un libro che dimostra tutto. Scrive Bloch: se liberare degli schiavi era incontestabilmente un agir bene, conservarli sotto il proprio dominio non era, dopo tutto, un agir male. Gli affrancamenti erano un'opera buona, verità incontestabile, ma di per sé non in grado di spiegare la frequenza di essi. Se quest'ultimo invece fu tanto considerevole era perché, oltre a un'opera buona, aspetto cui i padroni erano ben lungi dall'essere indifferenti, l'affrancamento costituiva un'operazione cui le circostanze economiche dell'epoca avevano tolto ogni pericolo per non lasciarne in evidenza i vantaggi. Chiaro? Ecco, quindi l'affrancamento c'era solo nel momento in cui non rappresentava un pericolo. Ricorda l'affrancamento cos'è? Perché qualcuno magari non lo sa. Affrancare lo schiavo voleva dire... Ciao, liberare, bello. Liberare. Ciao caro schiavo. Liberare lo schiavo. Mi hai servito con onestà e capacità, ti do la libertà e ti sancisco la... Quello che poi erano i liberti in epoca romana. È un affrancamento, perché dovevano essere riconosciuti come tale. Dopodiché, cari amici, ci riserviamo di leggere un paio di pagine da questo libro. Aspetta che chiudo e passo la mano a Orazio. No, aspetta. Io non c'ho nient'altro da dire. Allora aspetta un attimo, chiudo.